Dan Brown è sicuramente uno studente molto preparato e molto attento, perché si va a studiare l'arte e la storia dei luoghi che racconta. Lo aveva fatto con Angeli e Demoni, raccontando di Roma, la storia e l'arte di quella città. Lo ha fatto con Il Codice da Vinci, raccontando di Parigi, arrivando poi con Una fine mozzafiato sulla piramide del Louvre. E lo fa anche in Inferno, legata alla città di Firenze. Sempre con un'applicazione veramente legata in qualche modo a quell'estetica, a quella voglia divulgatoria che aveva avuto dagli anni 50 in poi la selezione del Reader's Digest, quel caposaldo vero e proprio della cultura americana che, accompagnandosi all'allargamento di una società che diventava di massa, con interessi che diventavano sempre più diffusi e anche la cultura, oltre che i beni di consumo che si andava allargando, cercava di soddisfare appunto questa richiesta intellettuale da parte di un pubblico sempre più ampio, con semplicità di linguaggio. E allora quell'estetica lì lo applica anche ancora una volta a Inferno di Dan Brown, con una struttura molto simile dal punto di vista narrativo. Robert Landon, che ovviamente torna all'inizio del libro, si risveglia in un ospedale, non sa quello che gli è accaduto nelle ultime ore, e lo aiuterà una bellissima fanciulla, ma anche molto intelligente, nel cercare di diradare queste ombre che apparentemente sembrerebbero non diradabili, ovviamente ispirandosi in questo caso alla Divina Commedia, a Dante Alighieri, che diventa il vero protagonista, occulto ma neanche troppo, di questo romanzo. Ci sono dei cattivi ovviamente, ma i cattivi nei suoi romanzi sembrano sempre un pochino quei cattivi ingenui alla Ian Fleming, un po' la Spectre, che rievocano gli anni 70 e 80. Anche Inferno è sicuramente prevedibile, qui la morte è più vista nel suo lato macabro, ma ci sono anche degli elementi interessanti, come un racconto abbastanza coraggioso nei confronti della sovrappopolazione mondiale e delle riflessioni tutto sommato non banali che porta avanti Dan Brown in questo romanzo, che fanno sì che comunque sia anche questo Inferno, così come gli altri romanzi, sarà un grandissimo successo, creerà tantissime polemiche, per molti sarà letteratura spazzatura, ma sicuramente sarà un tentativo, una volta tanto riuscito, dopo tante chiacchiere che si fanno, specie nel nostro paese, di allargare lo zoccolo di coloro i quali hanno voglia di andare in una libreria e comprare un romanzo e leggerselo dall'inizio alla fine.